La Regione definisce un programma di spettacolo dal vivo per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali della Puglia. Il bando, innovativo, ridisegna l'offerta culturale pugliese incrementando il numero di spettacoli e favorendo la programmazione nei teatri e nei principali beni culturali e ambientali dell'intero territorio regionale. Il progetto è stato illustrato questa mattina dall'assessore allo sviluppo economico e all'industria turistica e culturale Loredana Capone e dal presidente di Teatro Pubblico Pugliese Carmelo Grassi. Ritorniamo nuovamente con un progetto finanziato con l'FSC e con la Regione a offrire la possibilità sia ai comuni che offrono uno spazio alle compagnie che risiedono in questo spazio e per ovviamente il nostro pubblico. Quindi ritorniamo nuovamente a dare un'offerta sulla promozione del pubblico in particolare, ma anche alla produzione della nostra terra e ai comuni che hanno difficoltà a gestire gli spazi teatrali di proprietà pubblica. C'è di nuovo il fatto che si vogliono valorizzare gli attrattori, tutti culturali, al chiuso ma anche all'aperto, quindi con vere e proprie incursioni artistiche all'interno degli spazi naturali, bellissimi, oppure all'interno delle piazze, con artisti che possano far parlare di talento e che possano mettere il loro talento a disposizione, diciamo, di cittadini e turisti in un momento in cui la Puglia è veramente un trend eccezionale.